E rieccoci su Mario Maker. E tra l'altro mi fa l'impressione che questo tizio assomigli molto di più a me che il mio stesso avatar. E c'è un cane sopra un missile. Bentornati! Un paio di cosine prima di ributtarci nella sfida dei 100 Mario. Perdonatemi se taglio un po' troppo i livelli, ma i video a me piace farli così e quindi che ce devo fa? Secondo, la serie durerà poco, durerà forse 5-6 video al massimo. Terzo e ultimo punto, sì, metto io una musica di sottofondo invece che l'audio di gioco perché appunto tagliando tanto viene tagliato anche l'audio di gioco e a volte viene un pastrocchio. Quindi il video sarà esattamente come l'altra volta, sto facendo un'introduzione inutile, via! Primo livello, Super Mario Bros. World 4-1 di Dave. Mi sembra un livello decisamente normale. Oh, grazie. Grazie, è proprio quello che volevo per Natale. Merda. Dammi un fungo, non me lo sta dando il fungo. Fungo? No? Quante monete, non voglio. In realtà, se lo uccidessi, mi darebbe la nuvola. Sai che non ne ho idea. Bravissimo. Sì che me la dà la nuvola. È diventato decisamente più facile il livello così. No, guarda che sei un pezzo di me. Oggi va male. Non credo sia tanto difficile arrivare alla fine. Ma guarda che sei stronzo, allora dillo. Passato in mezzo a tutti quanti. Daddy and the Sea Bears third level. Ok. Ah, mazza, iniziamo subito così. Mi sta tagliando i baffi. Scusa, io come cazzo faccio a passare qui? Permesso. Permesso! Dove merda devo passare? Ma con che faccia, Bear? Mi sto rompendo i coglioni. Ok. No, dai, ero passato! No, vabbè. Sì, guarda lì cosa c'è. Ma come faccio a passarlo sto livello? Mi è scappato Yoshi! Ok? No, dai, cazzo! Ma è lì la fine del livello! No! Mi sono rotto i coglioni. Secondo livello, Buzz Beetle Season. Sto migrando verso sud. Ah, sono caduto. Ah, ok. Aspetta. Dice di scendere. Ritry. Riproviamo. No, ce l'ho già il fungo. Cerco di stare sopra il nemico. Il problema è che volano su. Guarda. No, porca miseria. Ho perso. Non è neanche tanto facile restare perché sono stronzi. No, ma che cazzo di livelli oggi. Non mi scontrare. E dai, ma dai, sono diventato Mario base. Aspetta, però lì c'è un punto interrogativo. No, dai, ma sei stronzo! Ma dai! No, e vaffanculo! Ho scoperto che se salto piano piano, lui va giù sempre. E quindi io posso controllarlo un po' meglio! Dicevo! Con molta calma. Dai! Ah, alternati no! Dai! Yes! Oh mio Dio, che livello! E siamo solo al secondo, per dire. Whoop whoop del mio culo. Terzo livello, Castile 1. Castile, francese? Di base mi sembra un livello più o meno normale. Oh no, scommetti che dovevo prenderlo quel guscio lì. Anche questo. Ecco, bravissimo! Oddio! Sono passato, fermi tutti. A me piacerebbe prenderlo quel punto interrogativo, però so che morirei, quindi ciao. No, dai! Mi sa che purtroppo la parte in automatico. Ok, devo far così per forza, devo farmi colpire per forza. Oh! Perché sei stronzo? Provo a farlo di fila! Sì, bravissimo! Oh yeah, baby! Yes! Moriteci, stronzi! È inutile che mi fai lo sguardo sbarazzino, t'ho battuto, Nick. C'è giapponese. Ma dai, ma se... Non mi ha dato neanche il tempo di guardare, di rallentare un attimo per capire cosa stesse succedendo. E adesso... Ah no, devo saltare qui. Madò! Ok... Piano piano, mi mette fretta la musica. Ah sì, mancano 30 secondi. Che devo fa? Ho vinto. Non vedo. Ma dai, ma fammi almeno entrare nel castello.
Livello 5 Underwater One Ups. Se non si fosse capito, sott'acqua One Up. Sushi ovunque! Sushi ovunque! Quante! Beh, grazie! Grazie Levi, Levi. Sesto livello, Castle. Guarda, scommetto che in questo punto interrogativo c'è un nemico. Ah no, mio. Oh, fatica, so come si usa. Oh, ciao belli. No, 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 no. Oh, vabbè, 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 poteva andare peggio, poteva andare peggio. Perché? Perché questa stronzata? Adesso proviamo ad andare pianino. No. No! A sto punto sai cosa facciamo? Ci prendiamo una bella rincorsa e voliamo su e non torniamo mai più giù. Così. Aspetta, forse in mezzo, forse in mezzo. E già che siamo arrivati qua con il potere, qualcosa vorrà dire. Porca puttana. C'è Bowser, c'è Bowser, c'è Bowser. Devo correre quando lui fa questo. Oh, 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 oh. Bitch. Settimo livello, 2-4 Castle. Quanti castelli oggi? Partiamo piano piano. No, 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 no. Minchia, quanto forte è arrivato! Oh, sta cadendo tutto! Questo mi intriga. Mi intriga perché è più normale degli altri. Oh no, qui devo saltare su di loro. Non son buono. Non son buono. E invece son buono! Ecco, brava, la stronzata l'hai fatta. C'è il mini Bowser. Facciamo così. Vabbè, ma non ce n'è oggi per i castelli. Non ce n'è. Mi piace che si sia fatto effettivamente cinese lui in faccia. Ottavo livello, Bowser Annoying Castle. Ma dai, ma mi ha dato tutta la scia di castelli. Fiorellino, meno male. Mi salvano sempre la vita i fiorellini. Ogni tanto, tra l'altro, mi dimentico di parlare e quindi a fatica riesco a farvi vedere... Piano, piano. A fatica riesco a farvi vedere il livello. Oia cazzo. C'è una P e poi una porta. Proviamo a vedere se ho azzeccato. No? Sì, forse sì, forse sì. Merda, sta scadendo, sta scadendo. Va bene, non importa. Prendendo strade inaspettate. Stavo dicendo, sto prendendo strade inaspettate e sono finito sott'acqua. Ci sono tre strade, due con le monete e una senza. Sai che quasi quasi non mi faccio fregare, eh? Ci ho preso. Ci ho preso, non sono stronzo, meno male. Puffete. Sono proprio belli questi castelli, eh? Non è che magari te li dà a tema i livelli? E questo è tutto a tema castello. Livello 9, no ground. Oh no, tutto in volo. No, tutto in volo no. E io come faccio? Ah, ecco come faccio. No, non posso andarci. Ma dai, l'ho sfiorato appena con il laccio della scarpa, ma dai. Ma io non riesco a... Oh, dicevo... Il livello è... Cosa? Oh mio Dio! Della miseria questo! Dai, scontratevi che poi passo io. Salto della fede, perché a quanto pare non c'è nient'altro! Ecco! Che ideona, Karim! Scendere lì. Ecco, adesso non mi lascia più! Ho capito, ma io lì come ci arrivo? Che comunque la parte più difficile rimane prendere sta cazzo di pianta! Oh! Però adesso ho voglia di girare questo. E sei un pezzo di merda, Karim. Va bene, io te lo dico. Dai, ma cosa devo fare? Karim, magari non evochiamo niente, che dici? Cazzo, ho capito che devo non devo fermarmi lì. Devo saltare e avere un po' di culo ad acchiappare quel cubetto singolo. E poi abbiamo finito. Dai, che abbiamo finito sto livello. Proviamo. Va benissimo, ce l'abbiamo fatta. Yes! Ironico, tra l'altro, che il creatore si chiamasse Kaden. Livello 10, Wii Fit Studio. Sono curioso. Ah, sono diventata la tizia del Wii Fit. E quindi? Complimenti per il doppiaggio vocale. Qua basta correre, Karim, basta correre, pianino. Pianino? Ah, pensavo di cadere giù. Guarda che sono grande come un Goomba. Complimenti. Complimenti per questo livello. È stato veramente impegnativo, ben pensato. Un po' una merda, però vabbè, a parte quello. Livello 11, Soard. No, dai, spero si riferisca ad un porno. Qui si potrebbe correre, ma non lo facciamo perché ho paura che ci sia qualcosa... Ah, ecco perché... Ah, mi prendeva per il culo con il titolo.
Che burloni questi americani. Anzi, questi inglesi, chiedo scusa al signor Nuo-U. Giustamente gli dicono way too easy. Ma perché voi non avete capito l'umorismo di chiamare il livello so hard e poi farlo so easy? Ah, livello 12, Kug Slam and Jam. Sono una cantante. Jam, canto sempre un... Oh... Io lo prendo di qua. Tiè, così impari. Canto sempre con passione. Wow. Stella! Bellissimo! Bellissimo! Cioè, aver vinto con un doppio carpiato all'indietro... che sono Yurikeki. Ma com'è che mi sono beccato tutti i livelli difficili all'inizio e tutti quelli facili alla fine? Livello 13, This Fish Gonna Fly. Sembra il titolo di una canzone di un gruppo... Che voglia! Dai, cazzo, come non le ho viste prima? Ecco, bravissimo. Ok, volevo prendere la rincorsa per volare, ma... È molto difficile. Quante cose su schermo. Mamma mia. Mamma mia. I salti mortali per davvero devo fare qua. E qui salto nel vuoto. Va bene uguale. Va benissimo uguale. Quel finale lì non me l'aspettavo, però ce l'abbiamo fatta. Al pelo, anche perché stava salendo il livello. Livello 14. Heyo! Vabbè, ma non mi hai dato scampo. Dammi tempo di respirare all'inizio. Dammi il fungo. Dammi il fungo, bastardo. Beh, no, dai, non è così difficile fare quel tipo di salti. Spedito a 1000. Boom! Ma dai, ma me lo lasci morire così, il povero Mario. Penultimo livello, Working Elevator Press A When On. Ah, ha fatto funzionare un ascensore, vediamo. Non sto capendo, ho finito il livello ma credo di essermi perso qualcosa. Lo voglio rifare. Lo voglio rifare, no. Ah, niente, non me lo fa rifare. Non ho capito, a quanto pare era un ascensore funzionante, però non... No, lo voglio rifare questo. E dopo l'ascensore, ultimo livello, HNVYG. Kinv... Un ottimo ultimo livello che chiude un... E Mario? Comunque, guarda, questo è stato impegnativo, divertente, direi quasi sopraffino, ma esagererei. Ma almeno possiamo andare a salvare la nostra Peach a grandezza naturale a sto giro. Se l'altra volta le arrivavamo alla vita, a sto giro le arriviamo alle spalle. Livelli molto strambi a sto giro. Siamo passati da cose difficilissime a cose che finivano in un salto. Io voglio riprovare quell'ascensore però. Grazie mille per essere passati, ci vediamo ad un nuovo video di Mario.